Un grande onore non solo per me, per la mia ricerca, ma per tutto il collegio della scuola di dottorato che mi ha permesso di svolgerla, quello dell'Università di Parma. E naturalmente una grande felicità, soprattutto perché la mia tesi si occupa anche di cose toscane e fiorentine, per cui essere premiata qui è ancora più piacevole. Ecco, cercando di riassumere il suo lavoro, che cosa, quali argomenti ha toccato? La mia tesi ha cercato di ricostruire quello che era il panorama dell'artigianato tessile italiano nei primi 50 anni della storia unitaria, che è passato attraverso la riscoperta di alcune lavorazioni locali, artigianali, come quelle del merletto, diversi tipi di ricamo, diversi tipi di tessitura, che hanno di fatto dato la possibilità alle maestranze italiane di prepararsi in qualche modo alla nascita di un sistema produttivo che poi ha dato luogo in seguito alla nascita del Made in Italy.